veramente una gioia per me essere qui, indescrivibile, indescrivibile. Io sono veramente felice, perché insieme alla mia valigia, ecco, abbiamo attraversato l'Italia, siamo partiti a Milano, Genova, Firenze, Roma, e ora qui nella mia città profeta, in patria, come si suol dire. Sono veramente contento, sono contento perché oggi noi entriamo nella storia. Cioè, come entriamo nella storia? Sì, se voi avete il cellulare andate già su Wikipedia, c'è Galatina, si vede Galatina, 10 luglio 2013 esce proprio Fausto Romano presentò, che è già passato, presentò il suo primo romanzo, grazie per aver viaggiato con noi. Quindi diciamo siamo già nella storia. E Carlo Viva con sua zia, mia zia Marisa, Sonia, la zia Marisa, Stefano Viva, tutta la famiglia Viva, e viva l'Italia. Poi un'altra persona che io amo, lo dico qui, è la mia professoressa Toni Tundo. Possiamo raccontare un aneddoto? Allora, vi racconto un aneddoto. Allora, successe questo, che io in italiano andavo abbastanza bene, no? Me la cavavo, insomma, avevo il mio 5,5. Che poi quel 5,5 è bello, che il primo quadrimestre è 5,5 e tu stai. Secondo quadrimestre, sei! Era una cosa, no, scherzo, avevo pure di più. E un giorno, io avevo sempre studiato, un giorno mi interroga su Kant, mi interroga su Kant, io però proprio quel giorno non avevo studiato, insomma, io però ci andavo sempre alle interrogazioni, quindi vado a queste interrogazioni, la mia professoressa fa, allora Romano, Kant, e io, ma qui vicino a tutti, Romano per favore, Kant, come porti i capelli bella biunda, come porti. No, è vero. Sono importanti le professoresse, ragazzi, i bambini, sono i segni del nostro futuro, dell'istruzione. È una che credeva a me, poi c'era un'altra, mia professoressa, di spagnolo, che non credeva tanto in me. Una volta mi disse davanti a tutta la classe, cioè, Romano, tu nella vita non farai mai nulla, sarai un fallito. Ecco, io vorrei dire alla mia professoressa di spagnolo, che ho 24 anni, la mia vita è solo all'inizio, non so cosa accadrà. Un po' di cose l'ho fatta e ho scritto un libro, non in spagnolo, ma l'ho scritto.